Ciao ragazzi, di nuovo da Marsala, siamo all'episodio numero 17 di Astroneer. Sì, troviamo sulla Luna. Troviamo sulla Luna, si vede nella lontananza il pianeta Tundra, se non mi sbaglio, e il pianeta terrestre. Allora, sulla Luna le cose vanno molto molto bene perché sono riuscito a fare il centro di scambio, che una volta che c'è lui effettivamente la metà delle cose si fanno veramente facilmente, in quanto come vedete torna, in questo momento si sta portando resina e mi dà sostanzialmente la possibilità di costruire come voglio, insomma, no? Guardate, adesso per esempio comincio a fare le strutture che mi mancano e volendo andare anche da questa parte sviluppare una base lunare molto molto grande, effettivamente. Qui per esempio non abbiamo la stampante, ma mo la facciamo tutto, perché con tutto questo materiale di avanzo è proprio buono 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 come cosa. Effettivamente qui non so bene cosa potrei farci, ma mentre qui sì, continuiamo a far avanzare anche da questa parte la base. Oh, la stampante sicuramente la facciamo, perché ci vuole rame per fare. Ok, rame per fare la stampante, nessun problema, perché qui i giacimenti di malachite è veramente veramente pieno. Abbiamo già uno qui. Come vedete, chiaramente la piattaforma di scambio, ci stiamo rendendo conto che è qualcosa di veramente devastante. Perché una volta che uno si trova su un pianeta con il materiale un pochettino più raro, fa un trade di roba base veramente veramente conveniente, se voi ci pensate, no? Nel frattempo io posso anche e quindi si può comunque supplire alla mancanza di risorse rare in maniera veramente facile. Problema, ok, si è fatto giorno, quindi mi sta rifornendo di energia. Ok, terzo pezzo di malachite, è arrivato il sole, e quando arriva il sole, come vedete, il sole o comunque la stella, come cavolo si chiamerà, non c'è nessun problema, in quanto c'è un funzionalissimo. Intanto abbiamo fatto anche lo smelter, quindi non c'è nessun problema. Vai smelter, riprendiamo subito il rame, lo passiamo da questa parte. Adesso voglio fare anche un mezzo per girare la Luna, giustamente, insomma, ci vuole, no? Ecco qua, innanzitutto qui, fantastico. Ok, facciamo subito, direi, senza pensarci, la fabbrica dei veicoli a questo punto. No, il tether non me lo mettere qua, non ci pensare. Allora, rotto le palle. Ok, lo spostiamo di qua, vai. Ok, qui c'è il solito baggone dal quale ci scastriamo abbastanza facilmente ormai, perché abbiamo capito. Il condensatore combustibile potrebbe comunque servirci, potrebbe comunque servirci per poter reperire benzina anche da questa parte, anche se con la trade è abbastanza facile. Il centro di ricerca già ce l'abbiamo, il fonditore già ce l'abbiamo, lo spazio del veicolo effettivamente ci vuole. E ci vuole l'alluminio, che non credo abbiamo appresso. Lì c'è quella parte baggosa. Cosa abbiamo nel... No, niente, appresso non ci abbiamo niente. Ma non importa. Non importa. Intanto la resina qui. Continuiamo ad allungare il nostro la nostra base, diciamo. Andando la resina e mettendola qua, come vedete intanto la base si ingrandisce sempre di più. Questa base lunare è fantastica, direi, comunque. Direi senza nessun dubbio una bellissima base. Qui, se vogliamo fare un pannello solare compost, sì, direi di fare un pannello solare. I due di compost ne abbiamo soltanto uno, credo. A meno di averne appoggiato qualcuno da qualche parte, sì, fortunatamente. E quindi andiamo subito a stampare un pannellazzo solare che alimenterà tutta la base nel momento in cui lo mettiamo in funzione. Eccolo qua, lo mettiamo qui in mezzo. Ora sta chiuso ovviamente finché non
Nel frattempo la lesina serve per... Qui ci facciamo anche qualche ultima struttura, diciamo, no? Intanto che aspettiamo che ridiventi giorno, andiamo a prendere qualche altro pezzo. Guardate come plana nel frattempo il nostro astronauta, che ha ancora qualche oggetto ce l'ha da prendere effettivamente. Vediamo non appena riesca a prenderlo da qua su. A prelevare l'oggettone, eccolo prelevato. E adesso con la sola imposizione delle mani lo porterò alla base per un po' di studio. Tanto è diventato giorno, quel ciclo giorno-notte dura veramente, veramente poco. Ora, ovviamente, sta funzionando alla grande il pannello dove cavolo è il centro ricerche, non lo vedo più. Centro ricerche che è qua. Lo attiviamo subito, speranzosi di trovare qualcosa di simpatico. L'idrazina, che comunque ci serve per alimentare la nostra astronavona, che è sempre più grossa, che è molto grossa comunque adesso, eh. Eccola là, mettiamo subito l'idrazina al lavoro, vai. Ok. Ci vuole l'alluminio, ci vuole l'alluminio. Niente di più semplice, perché andiamo a prendere altre risorse in giro, arvestandole da dove capita. Innanzitutto il rame bisogna prendere, che per esempio c'è il litio ancora, degli avanzi di litio che non so se con lo scavatore forse riusciremo a... Qui c'è il rame, nel frattempo lo prendiamo tranquillamente. Stiamo finendo l'energia. Possiamo far arrivare anche una linea di tether da questa parte. Dove l'ho appoggiato il tether? Eccolo qua. Ok. Facciamo passare anche una linea di tether da questa parte. Allunghiamo la lifeline dell'ossigeno. È una puntata molto lunare, eh. Come potete vedere, la puntata è molto lunare. Cerchiamo di arrivare in questa pianura con l'ossigeno in modo da poter scoprire se c'è qualche elemento interessante. Forse magari cambia il bioma, non lo so. Non mi sembra, però insomma. Sicuramente sembra esserci qualcosa di interessante come una grotta, però. Vedere in questa grotta che cosa ci sarà. Oh, sembrerebbe esserci energia e piante letali. L'energia, eccola qua. Anche le piante letali. Tanto immagino che l'astronave si stia ricaricando tutto. Portiamo qualche altro oggetto di quelli da studiare, vai. Li prendiamo da qui sopra, erano veramente tanti comunque, no? Per favore vieni giù, grazie. Riportiamo allo studio in base. Riportiamo allo studio in base, al centro ricerche, vai. È subito pronto in quanto ultra caricato, non so assolutamente cosa ci darà. Comunque non ci dispiace, altra resina, no? Che possiamo subito applicare non qui, ma da questa parte dove faremo a questo punto non... A questo punto ci manca il condensatore combustibile, che possiamo fare subito effettivamente non appena fondiamo queste parti di rame. Sì. Uno già c'era. Portiamo qui il rame, lo portiamo anche qui e costruiamo il condensatore combustibile in modo da avere sempre ossigeno anche da questa parte. Oh, come vedete si carica alla grande, l'idrazina andrà alla grandissima. Ora serve alluminio, ma alluminio al momento non ce n'è. Quindi andiamo a fare un giro per trovare delle materie prime interessanti da poter scambiare con...
Qui c'era l'altro rame. Tanto siamo anche a corto di compost, ma prima di... ah, facciamo un ricco carico di litio. Se è possibile, ma almeno un pezzo, se riuscisse a reperire almeno un pezzettino di litio. Ok, un pezzettino di litio è preso. Così almeno qua su abbiamo un malachite che andiamo comunque a prendere, perché sempre rame, almeno un paio di pezzi ne abbiamo presi quasi. Quasi ci siamo. Ancora no. Scarico lo... scarico il tool. Ancora non si riesce, ma a breve credo di sì. Eccolo, eccolo, perfetto. Ok. Ci stiamo allungando abbastanza anche questa volta. Abbiamo superato gli 11 minuti del video, ma... guardate come si ricarica tutto, molto molto in fretta. Adesso potrei anche farmi un giro nella grotta, a dire la verità, eh? Grotta dove abbiamo in verità trovato della resina, eh? Abbiamo dovuto togliere tutte queste piante letali, perché effettivamente c'è anche altra resina. Ma se non facciamo così verremo infilati come tordi da queste piantazze. Tanto la resina è tanta, quindi io direi di prenderla. Ok. Benissimo, torniamo. Al momento torniamo verso la base. Questa puntata è interamente sulla luna, ragazzi. Ok, ora ciò che dobbiamo fare ovviamente è alla fonderia fondere comunque la malachite. Vai, e vedere di ottenere l'alluminio abbastanza efficacemente dal centro di scambi. Non precipitate, pezzi, vi prego. Vediamo. Ah, non si scambia, si scambia la materia non lavorata. Vabbè, 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 vabbè. Diciamo che per adesso li teniamo, perché qualche struttura veicolo so bene che ha bisogno di rame, quindi ci mandiamo il litio a questo punto. Ci mandiamo il litio e ci prendiamo due di laterite, che sono quelli che ci servono in un certo senso, no? Tanto qui... è fattibile il trapano, eh? È fattibile anche il generatore che va a carbone. Qui ci vuole compost, quindi ok ragazzi, per questo episodio adesso è tutto. Grazie per essere stati con me, mettete un like come al solito se vi piace. Ci vediamo, farò penso altri 3 o 4 video, non lo so. Grazie da Marsala e ciao.